Abbiamo iniziato la strada della ripresa, anche il governatore Visco ieri lo ha detto nella sua relazione. Sono molto contento dei dati del lavoro del primo trimestre, 130.000 occupati in più, segno che la ripresa sta generando anche occupazione. Come ha ricordato ancora il governatore Visco, le imprese sono tornate a investire dopo il 2020, l'anno della grande crisi, dell'incertezza. Abbiamo imboccato la strada giusta anche qui, però non dobbiamo fermarci. Abbiamo necessità di fare grandi stimoli, stimoli importanti, nella speranza che quel rimbalzo sia superiore al 4% che tutti stimano. Presidente, scusi, il ministro Speranza oggi qui ha parlato della necessità di un patto sociale per la ripartenza, per far ripartire l'Italia dopo questa crisi pandemica. Lei come immagina questo patto sociale? Ricordo a tutti che a settembre dell'anno scorso, all'Assemblea Pubblica di Confindustria, a settembre avevo detto un patto per l'Italia. Mi ritrovo nelle parole del Ministro, io l'avevo già detto a settembre, perché solo tutti insieme, lavorando tutti insieme, riusciremo a uscire forti da questa crisi. Come sapete, l'Italia purtroppo strutturalmente è debole, dalle crisi è uscita sempre più debole rispetto agli altri paesi, ai competitor. Oggi abbiamo una grande occasione, che sono sì le risorse che ci vengono messe a disposizione dell'Europa, ma la possibilità di fare quelle riforme che il paese attende da 25 anni, che non è mai riuscito a fare perché mancavano le risorse. Oggi questa scusa non c'è più. Abbiamo la possibilità di costruire un paese, uno Stato moderno, efficiente, inclusivo. È un'occasione che non possiamo sprecare.